porta. In italiano? Sì. Il professore li aspetta, avvertilo. Penso io. Oddio, Marcello! Vieni via, Marcello! Scappati, Mario, scappa! Ma sei, Roby? Cos'è, Roby? Cos'è? Vous êtes Monsieur Clerici, n'est-ce pas? Entrez. Non deve aver paura. Ma io non ho mica paura, sa? Venga, a miei amici non fa niente. Strano, di solito i cani mi leccano. È la prima volta, vero, che vieni a Parigi? Ti piace? Oh, sì, molto bella la stazione, l'albergo. E anche qui. Prego. Grazie. Se vuoi, più tardi posso accompagnarti un po' in giro. Oh, sì. Così poi quando vieni in Italia ti faccio visitare Roma e con le sue relative piazze, chiese, musei, eh? Oui. Ma che cosa fanno? Il caffè si raffredda. Venez, enfant! Le caffè devient froid. Chissà poi perché ha un'aria così ostile. Ti sembra ostile? Ma è gentilissima. Mi tratta come se ci conoscessimo da anni e anni. Sembra che ce l'abbia con me. Non l'ho mai vista, non so nemmeno chi sia. Ma sì, è la moglie del professor Quadri. Ma che? Potrebbe essere sua figlia. Ma come, non l'ha sentito quando ha detto chiamo mio marito? Ha detto mio marito? Ma certo. No, non sono d'accordo. Stappare in tipografia costa troppo. Ma con ciclo stile non arriveremo mai. Si rompe sempre. Una stampatrice. C'era quella piccola tipografia di Montparnasse. Ma non ti puoi fidare. E poi i prezzi. Tanto vuole allora comprarla una stampatrice. Almeno è 3 o 4 mesi ammortizzata. Ma se si ripara dopo, c'è gente. E ci va il professore. Monsieur Clerici, mio marito si scusa, è ancora occupato ma la riceve fra pochi minuti, sa va? Prego, non ho fretta. Ha detto che si può cenare insieme stasera. Volentieri. E poi si va a ballare a Joinville. Ah, d'accordo? Ah, io per ballare ci sto sempre. È ancora permesso ballare in Italia? Ah, ora che ci penso, non è possibile. Perché? Non ho niente da mettermi. Sai cosa facciamo? T'accompagno al Faubourg a comprare un abito. Ah sì, andiamo subito. Subito no, non posso. Ho una lezione a scuola alle 3:30. Ma posso passare all'hotel se vuoi alle 5. A che hotel è tu? All'hotel Dolce. L'aspettiamo alle 5. No, se sono des choses pour les femmes. L'uomo deve pagare. Davvero, mi lasci? Non ti dispiace? No. Accompagnalo dal professore. L'hanno dato il caffè? Sì, grazie, professore. Grazie, professore. Arrivederci. Arrivederci. Giulia. Sì? Sono curiosa. Prima di sposarlo, ci andavi già a letto? Sono proprio curioso, Clerici. Lei viene fin qui per vedermi. Ricorda, professore, appena lei entrava in aula, dovevamo chiudere i finestroni. Lei non sopportava tutta quella luce, quel rumore. L'ho capito dopo perché faceva così. In tutti questi anni, vuol sapere la cosa che mi è rimasta più impressa nella memoria? La sua voce. Immagina un grande sotterraneo a forma di caverna. All'interno, degli uomini che vi abitano fin dall'infanzia. Tutti incatenati e obbligati a guardare il fondo della caverna. Alle loro spalle, lontano, brilla la luce di un fuoco. Tra il fuoco e i prigionieri, immagina un muro, basso. Simile a quella piccola ribalta sulla quale il burattinaio fa apparire i suoi burattini. Era il novembre del 28. Ricordo. E ora cerca di immaginare degli uomini.
che passano dietro quel muretto, portando delle statue di legno e di pietra. Le statue sono più alte di quel muro. Non poteva portarmi da Roma un regalo migliore di questi ricordi, clerici. I prigionieri incatenati di Platone. E come ci somigliano. Che cosa vedono? Che cosa vedono? Lei che viene dall'Italia dovrebbe saperlo per esperienza. Vedono solo le ombre che il fuoco proietta sul fondo della caverna che è davanti a loro. Ombre, i riflessi delle cose, come accade a voi altri oggi in Italia. Se quei prigionieri fossero liberi di parlare, non chiamerebbero forse realtà quelle loro visioni? Sì, sì, bravo. Scambierebbero per realtà le della realtà. Il mito della caverna. Era questa la tesi di laurea che lei venne a propormi. L'ha finita poi? No, partito lei ne ho fatto un'altra. Mi dispiace davvero, clerici. Io avevo molta fiducia in lei. In tutti voi. No, non ci credo. Se fosse vero, non sarebbe mai partito. Brava. Avanti. Ancora. Più forte. Più forte. Più forte. Più forte. Più forte. Al punto in cui eravamo, non restava che una scelta. Non restava che emigrare. Volevamo che tutti potessero sentire nel nostro sdegno, nella nostra ribellione di esuli, il senso della nostra lotta, il senso storico. Belle parole. Lei se n'è andato e io sono diventato un fascista. Mi scusi, clerici. Ma un fascista convinto non parla così. Oui? Oui, c'est moi. Je vous écoute. Un amante? Uno solo? Elle se mettait sur la paille pour un macron. C'était un juif, il sentait l'ail. Il avait, venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. Davvero me le presti queste volpi? Ma sì, puoi tenerle quanto vuoi. Grazie. Aspettami, torno subito. Vous arrive souvent d'espionner les gens comme ça. Ma smettetela di parlarmi francese. Ho incontrato una donna che ha i vostri occhi. Dove? A Ventimiglia. Una somiglianza davvero impressionante. E che cosa fa? La puttana. Merci. E baciava bene. È come se avessi baciato voi. E poi, com'è finita? Niente. Ci siamo baciati e basta. E mi è rimasta una gran voglia di ritrovarla. Perché così ostile? Perché c'era. Aveva una cicatrice lì. No! No! Laissez-moi! Salut! Salut! Salut!